Martina Caironi, nato qui a Londra. E il sogno paralimpico. Eccola sportivo. Lì in fondo, mentre parli. Corsia 4, sì. Martina Caironi. Di Monica Contraffatto, è nato qui. Lei era seduta in un letto d'ospedale quando le avevano amputato da poco una gamba per una granata in Afghanistan, ma stava vedendo la persona che vedete inquadrata in questo momento, lì davanti, Martina Caironi, vincere l'oro nei 100 metri alla Paralimpiade di Rio. Ecco, in quel momento le è scattato il sogno, posso farlo anch'io, che è diventato un obiettivo e che è diventato qualcosa di più di un obiettivo, è diventata realtà. Prima ai mondiali di Doha, correndo insieme a Martina, poi alla Paralimpiade di Rio, dove c'è stato quell'abbraccio strepitoso dopo un oro e un argento veramente fantastico. Bronzo, magari l'argento lo facciamo bronzo, qui. Sì. Sono già avanti. Ci siamo portati avanti, però speriamo, magari quest'oggi facciamo una doppietta che sarebbe storica. Storica. Occhio a Julie Rogers, la britannica, verrà appena adesso presentata perché ha 18 anni e ha fatto 16,87 quest'anno. No, quest'anno non ha risultati. Eccola intanto Monica Contraffatto che si sta preparando. Eccola qui Julie Rogers, dunque occhio perché A è britannica, B è giovanissima e quindi attenzione ai miglioramenti possibili di questa giovane ragazza. Così a due, Itomi Onishi, qui sono ragazze amputate a uno, due arti sopra al ginocchio, questa è la categoria T42. Itomi Onishi 16,90, poi la regina. Martina Caironi 14,61, il primo grande successo proprio qui a Londra. E 14,61 è il primato mondiale per Martina. Gitte Henin per il Belgio 17,39, poi altra atleta da tenere d'occhio, piccolina Scout Bassett per gli Stati Uniti. Piccolina ma rapida e veloce, 16,52, il suo miglior risultato stabilito quest'anno sulla carta, dopo le nostre azzurre è l'atleta più veloce di tutte. Keide Megawa per il Giappone, anche lei molto giovane, 19 anni, anche per lei 17 secondi netti quest'anno. Teniamola d'occhio. La nostra grande Monica Contraffatto da Gela, 15,65 quest'anno, ha abbassato notevolmente il proprio personal best anche dai tempi del bronzo di Rio. E chiude il lotto Sayaka Murakami, Giappone, 17,20, due azzurre favorite in questa gara. Che emozione, che cosa succederà nel loro cuore, nella loro mente in questo momento, Martina e Monica. Forza. Ecco Martina. Non tutte partono dai blocchi, come vedete. La partenza è valida e abbiamo tirato un po' il fiato per questo rischio falsa. Martina Caironi che adesso prende il largo e Monica Contraffatto dietro di lei. Forza Martina, forza Monica, le due azzurre che stanno dipingendo di un colore straordinario il rettilineo di Londra. 14,66, vince Martina Caironi, argento per Monica Contraffatto, risultato storico per l'Italia, mai prima d'ora. Due azzurre, primo e secondo in un campionato mondiale paralimpico sui 100 metri. 14,65, vicinissima al primato mondiale, mentre Monica Contraffatto ha fatto 15,35, ancora 30 centesimi limati al proprio personal best per l'atleta siciliana. Grande, grande soddisfazione per tutti noi e per loro due, immagino la gioia. Fantastiche, ragazzi. Sì, sì, ci hanno regalato un'emozione bellissima, un'emozione grande. Non so cosa stanno vivendo loro in questo momento, ma noi stiamo vivendo qualcosa di straordinario. Chi ha visto questa gara si rende conto che forse capiterà chissà quando di emozionarsi così. Martina
che va a stravincere, non a vincere, a stravincere, ancora sotto i 15 secondi, vicinissima al record mondiale. Fantastica, è davvero la più grande di tutte, la più grande al mondo, e Monica che è lì a un passo da lei. E guardate, partita anche benissimo, sì, sono partite Martina bene, e anche sono Monica partite credendoci oggi pomeriggio Monica che diceva: io non ho dormito questa notte, mi sono svegliata alle 5:30. È un'emozione l'emozione più grande dal punto di vista sportivo che sto vivendo, e ho fatto la Paralimpiade e ho fatto altri mondiali. No, ma così non l'ho mai provato prima. Guarda anche qui la partenza di Martina, guarda quanto ci credeva, quanto voglia, vediamo. E anche la compostezza del gesto di Martina, che è molto cresciuta nel corso degli anni, ed è andata a sfiorare comunque ancora una volta un primato mondiale che chissà, magari l'azzurra tiene in canna per la gara di salto in lungo, dove ha già dimostrato di poter andare molto lontano. Allora, assente Vanessa Lo, però si sta avvicinando Monica Contrafatto, i tempi davvero delle più forti al mondo. Adesso si porta a casa un bell'argento, ma si sta avvicinando anche ai tempi di Vanessa Lo, con il suo 15:35, ancora un bellissimo miglioramento per Monica, che è praticamente scesa di quasi un secondo rispetto ai tempi di Rio, davvero molto molto forte. Terzo posto per Scout Bassett, qui le rivediamo dall'inquadratura laterale, la cavalcata vincente delle due azzurre, che hanno fatto quello che non osavamo dire, insomma, oro e argento. Claudio si era anche lasciato sfuggire l'oro e argento di Rio, ma si era portato avanti, ecco. Che bello averla vissuta qui a Londra. Tutto è cominciato qui per loro, tutto è cominciato qui, e non tutto finisce qui però. Certo, eccole qui, foto ricordo per le due, sempre, e per le tre a questo punto si inserisce anche Scout Bassett con la bandiera statunitense. Eccolo qui. Questa è una bella foto, guarda Claudio, tutte le atlete della finale dietro al tricolore. Sì, perché sì. Qui l'Italia domina. Dobbiamo metterla da parte. Questa foto ci dimostra che l'Italia è diventato un paese dominante qui in questa gara, in questa disciplina, grazie a Martina Caironi, ma grazie anche a Monica Contrafatto, che da Martina ha tratto però ispirazione.